Scusi, vorrei aprire un po'. Lei si occupa? Sì. Sì? Come si chiama? Io? Sì. Crivezia Angela. Da quanto tempo si occupa della tomba di famiglia di Montanelli? Da che lavoro qui anche aiuto fiorario? Sarà 6 o 7 mesi. Introveniva sempre, l'ha visto qui da vivo venire qui? Oddio, un paio di volte lo dice, però non lavoravo ancora io quando era vivo. Io non sono lavorato qui. Ecco, questa è l'urna. Sì. Dove riposano le ceneri di Intro Montanelli. Eccolo Intro, qui con una foto, giornalista, nato a Pucecchio. Sì. Il 1909, morto a Milano il 2001. Eccola qui. E questa è l'urna di Intro Montanelli, il grande giornalista, non soltanto grande giornalista, scrittore, nella sua tomba di famiglia, con tanti Montanelli vicino. E lui aveva paura della morte, Intro temeva la morte come tutti i grandi che hanno una grande personalità e hanno paura di perdere la propria identità. Ma più che oltre ad essere stato un grande giornalista, è stato un grande caposcuola. Ha forgiato le nostre menti, ci ha condizionato una cultura libera e ci ha formato come uomini, ci ha formato come cittadini, ci ha formato con l'essenza di dire agli altri quello che pensiamo in uno stile accettabile, senza fronzoli. E Intro ha rappresentato la cultura, quella che tutti dovremmo noi parlare, scrivere, conversare, comunicare. E Dio abbia pietà di te, forse per il giusto orgoglio, ma di fronte a Dio ogni orgoglio diventa per l'appunto cenere. E tale sei diventato, Intro, cenere. E noi ringraziamo Dio e lo invochiamo perché abbia cura di te e possa utilizzarti come giornalista, come opinionista, come, insomma, come solo tu sapevi essere su questa terra. Visto che di orfani ne hai nasciati tanti, perché hai avuto per amante l'unica cosa bella che piaceva a noi, quella cultura non adombrata di latinismo, di saccenteria, e sei stato uomo, un uomo tra gli uomini. Grazie, Intro. Vengono molti visitatori qui? Sì, è abbastanza. Giornalisti, colleghi? Sì, qualche, per le feste. Per le feste. Feste grandi. Molto onorato. Si vede parecchio via vai. Uomini politici, arriva qualcuno, uomini politici no, più che altro amanti. Amici. Giornalisti. Chi ricorda come persona importante, diciamo che importante qui su questa terra, per cui... Sì, ma non li conosco. Non li conosco. Però vengono, sono qui. Sì, perché ci chiedono la chiave, perché noi abbiamo la chiave. Il papà di Montanelli dove riposa? Forse. Professor Sestiglio dovrebbe essere, certo. Questo dovrebbe essere. Sì. Almeno, non so di sicuro, però. Spostiamo la pianta un po', così. Ecco qui. Ecco. E questa è la madre? E quella è la madre, sì. Maddalena Dottori. In Montanelli, sì. Sì, in Montanelli. Grande accoppiato, ovviamente, che ha dato la vita a questo genio della cultura italiana. È vero. Era un grande. E qui c'è praticamente ai lettori. Sì, qui c'è una lettera. C'è una lettera di Luciano Carbognani.
e vediamo cosa dice. Cosa dice? Lei in un attimo di distrazione si è addormentata per sempre, ma noi assidui frequentatori ci rifiutiamo di soggiacere alle leggi biologiche di questa terra e ci attendiamo una smentita. La sua longevità fisica ed intellettuale ci aveva convinti della sua immortalità. Non ha lasciato nulla in sospeso con i suoi lettori. Lei ci ha salutati con un arrivederci a settembre, quindi noi l'aspettiamo. Se il nostro desiderio non venisse esaurito, il Padre Eterno, per i meriti acquisiti su questa terra, le concederà in via del tutto eccezionale di continuare la sua corrispondenza anche da lassù, da qualche parte nel cielo, quando si sarà annoiato del paradiso, la manderà in missione nel purgatorio e nell'inferno, dove la sua brillante penna intrisa di veleno satirico potrà contribuire a globalizzare il cielo. Se così fosse, la preghiamo di comunicarci il suo nuovo indirizzo. Arrivederci. Al di là nel tempo, dello spazio, non sappiamo dove né quando ci rincontreremo. Shh.